Il Signore sia con voi. E con il tuo Dal spirito. Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Anche oggi sono molto belle le letture che abbiamo ascoltato, che si complementano un po' l'una con l'altra. La prima è la bellissima preghiera di Azaria fatta nel mezzo della fornace, un'invocazione della Divina Misericordia accorata: non ci abbandonare fino in fondo, Signore, non rompere la tua misericordia, non ritirare da noi la tua misericordia, unita alla confessione addolorata e contrita delle colpe proprie e anche di tutto il popolo. Signore, noi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, eccetera. Questo si sposa con il Vangelo, perché il Vangelo sembra che sia un invito a perdonare, per carità lo è, perdonare sempre, perdonare tutti, perdonare tutto, eppure perdonare subito, se uno vuole essere preciso. Ma questo non lo si farà mai, non lo si farà mai, se non si prende coscienza dei debiti che noi abbiamo con la divina giustizia. Se non ogni volta che diciamo il Padre nostro, diciamo una bugia. Perché che cosa dice? Si mettono i nostri debiti. Se uno dice: io non ho peccati, e guardate che c'è un sacco di gente che dice: io non faccio niente di male a nessuno, che mi devo confessare? Fa? Provate ad andare a fare un giro, che ti devo venire a raccontare? Che faccio io? Rubo? No, ammazzo? Le solite cose trite e ritrite, no? Non vengo a messa la domenica, però prego dentro casa. Faccio il bene che posso, non voglio male a nessuno, però magari non parlo col vicino di casa, tanto per dirne una, no? Quindi, se non si prende coscienza, allora sapete qua, se uno dice 10.000 talenti e 200 denari, quanti sono? 200 o 300? 200? 100 denari. Allora,
uno non capisce niente ogni volta che si commenta questo Vangelo, tanto tutti gli anni dico sempre le stesse cose, bisogna fare un pochino di equivalenze. Intanto vi dico i numeri. 10.000 talenti, un talento sono 6.000 denari. Un denaro era la paga di un operaio a giornata, vi ricordate, no? La parabola dei vignaioli. Vai a lavorare la vigna e ti darò un denaro, poi da un denaro anche a quello delle 5 e quello delle 9 si arrabbiano, no? Ecco, quindi la paga di un operaio è un denaro, quindi 100 denari quanti sono? 100 giorni lavorativi. Quanto potrà prendere? Facciamo 30 euro? 50? 5.000 euro, dai, esageriamo. Ma un talento sono 6.000 denari. Quindi sapete che significa 10.000 talenti? Significa 60 milioni di euro contro 5.000 euro. Per chi di noi è ancora abituato alle vecchie dire, fa più impressione dire 120 miliardi contro 10 milioni. Perché qua costi euro, ancora, se uno dice 120 miliardi contro 10 milioni, ai tempi miei, se avevi 120 miliardi, figlio mio, buonanotte. C'è campi, non una vita, anche a Shalà, Sto debito ce l'abbiamo tutti, capite? E anche se non ne fossimo, dice, ma se il Signore ci ha risparmiato di non fare grandissimi peccati, mettiamoci in ginocchio davanti a Dio. Ma guardate che ogni sera che andiamo a letto, tutti i giorni, noi ce ne abbiamo almeno 7. Mi pare che l'ho detto già, commentato che parlo per le stesse cose. Nell'Ibisa pensare si legge che il giusto pecca 7 volte al giorno. Il giusto, quindi quello che cerca di fare la volontà di Dio, non il pagano peccatore. Perché, vedete perché fino a 7 volte? Perché dice, quante volte? Fino a 7 volte? Siccome si possono fare minimo 7 peccati al giorno. Se questi vanno tutti contro di me, che faccio? Perdonare 7 volte al giorno? No, fino a 70 volte 7. Cioè, capite? È un numero infinito. Perché se il nostro Signore si mette a fare i conti con noi, guardate che in paradiso non ce l'ha nessuno, ma nessuno. Chiaro? Questo me... E dobbiamo mettersi, com'è la nostra preghiera dinanzi al Signore? Qui siamo in Quaresima, siamo. Com'è il nostro cuore? Che gli diciamo noi a Gesù? Io lo chiediamo, ma ci riconosciamo in questo, nella preghiera di Azzaria? Sono successi dei guai, ci stanno bene, siamo umiliati da tutta la terra a causa dei nostri peccati. Poco, meriterei di molto peggio. Chi di noi quando ha fatto qualcosa dice, Signore, ho fatto qualcosa di male? No, non la misericordia dopo. Mandami prima un bel castigo così me lo ricordo. Dopo ti chiedo, dopo anche la misericordia, perché l'inferno è meglio di no, per carità, l'inferno non si augura il peggior nemico e che Dio ce ne scampi. Chi è che prega in questo modo? Ma questo è il modo santo di pregare dinanzi a Dio. Questo è un cuore gradito al Signore. Non è menzogna questo, Chiudo raccontando questo tante volte, il famoso aneddoto di San Francesco, no? Che lui dice al Signore, abbi pietà di me che sono il più grande peccatore della terra. San Francesco. Qualcuno ha detto, l'ha chiamato il primo dopo l'unico. Madonna esclusa ovviamente, San Giuseppe pure, quindi quelli sono outsider. Allora un giorno fratello gli ha detto, senti un po', ma scusa un attimo, tu sei il più grande peccatore perché dici le bugie. Perché tu non puoi dire che sei il più grande peccatore del mondo, perché non è vero. Cioè, tu non sei mica un lussurioso, un avaro. San Francesco neanche gli toccava i soldi, capite? Un superbo, ma andava vestito, cioè, era l'ultimo di tutti. I vizi capitali ce ne manco uno, i comandamenti li osservi, ma quali sono tutti questi peccati che fai? Sapete che rispondeva? Numero uno, se il Signore mi ha preservato da alcuni peccati, lo ringrazio. Ed è soltanto per grazia ricevuta. Se le grazie non le avessi ricevute, io sarei peggio del peggiore peccatore del mondo. Anzi, sono pure convinto che se qualcuno ci avesse avuto le stesse grazie che ho ricevuto, io sarebbe molto più santo di me. Questo si può sempre pensare. È un pensiero del cuore, capite? Il Signore, questo significa nella Bibbia quando dice si guarda il cuore. Se io anche quando vado in confessionale non sono consapevole di tante mancanze, se io ci vado con il cuore contrito, dico, Signore mio, non so buono a vedere i peccati, ma lo so che ce ne stanno un autotreno, quindi ti chiedo pietà e misericordia. Va bene pure così.
Certo, meglio che chiediamo al Signore che ci illumini un po', perché se non li vediamo i difetti non ci possiamo mai correggere, rimaniamo sempre uguali. Ma è la contrizione del cuore quella che piace al Signore e quella che dobbiamo coltivare, perché è importante per, la no, per stare nella verità, perché noi questo siamo. Cioè abbiamo 60 milioni di debito, tutti, e quindi non possiamo certamente includerli contro chi ci deve quattro soldi. Perché se lo facciamo, non mentiamo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cioè, tanto io perdono quanto tu perdoni, quanto io perdono tanto tu perdonerai me. Il Padre mio farà ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore, al vostro fratello. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.